La notte della sonda europea Rosetta si fa sempre più fredda e scura mano a mano che la sua osservata speciale, la cometa Churyumov-Gerasimenko, si allontana dal Sole. Ma mancano ancora almeno 3 mesi alla fine della sua missione e Rosetta non dorme certo sugli allori. Proprio recentemente Rosetta ha stabilito un nuovo record, volando a soli 5 km dalla superficie cometaria, ma gli scienziati contano di portarla ancora più vicino. In questa fase di orbite ravvicinate abbiamo cercato di portare Rosetta per una parte dell'orbita il più vicino possibile alla superficie, stiamo parlando di un paio di chilometri. Ovviamente non potevamo mantenere Rosetta permanentemente a questa distanza, l'orbita del satellite intorno alla cometa sarebbe stata troppo veloce e non ci avrebbe dato il tempo di calcolarla e di correggerla. Quindi abbiamo scelto un'orbita molto ellittica, da un lato della cometa estremamente vicino alla superficie per acquisire i dati, dall'altra più lontano per dare il tempo a noi di osservare come si muoveva intorno alla cometa e di correggerne il percorso. Grazie a Rosetta, ora sappiamo, per esempio, che nonostante il suo aspetto roccioso, la cometa è così leggera e porosa che potrebbe galleggiare sull'acqua. La sonda sta orbitando attorno alla cometa da quasi 2 anni, analizzandola in comportamento prima, dopo e durante il suo passaggio di boa attorno al Sole, quando l'emissione di gas è aumentata di 1000 volte in seguito al riscaldamento. Asteroidi e comete potrebbero aver portato acqua e molecole organiche sulla Terra, favorendovi lo sviluppo della vita. Le analisi di Rosetta hanno stabilito che l'acqua della cometa non è come quella terrestre. Tuttavia, sono stati individuati ingredienti importanti per l'origine della vita, come il fosforo e la glicina, l'unico amminoacido in grado di formarsi in assenza di acqua. Ultimamente, sono stati rivelati 2 ulteriori gas nobili, Krypton e Xenon, elementi che sono ritenuti essenziali per ricostruire come si sia formato il sistema solare. Nelle ultime settimane con Rosetta abbiamo volato orbite estremamente vicine al nucleo della cometa. Era quello che i nostri scienziati ci hanno chiesto di fare e abbiamo cercato di volare il più basso possibile sulla superficie della cometa per acquisire dati scientifici unici che andranno a contribuire a quanto Rosetta ha già fatto dal punto di vista scientifico e ad arricchirlo di dati, come detto, unici che resteranno per sempre. Alla fine del prossimo settembre, la sonda Rosetta andrà a toccare direttamente il volto della sua amata, come ultimo atto di una missione di grande successo. Ma per molti anni ancora, i dati scientifici continueranno a svelare i segreti di questa ancestrale viaggiatrice cosmica.